Allora, siamo a Fraterose nel convento di Santa Vittoria per un progetto. Un progetto finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento della Gioventù. In questo progetto che si chiama Con la Terra, rete culturale per il turismo sostenibile. In questo progetto, che è durato all'incirca 14 mesi, poco più di un anno, abbiamo svolto all'interno del convento diverse iniziative. Oggi cosa c'è? La premiazione invece per un concorso? Tra queste iniziative infatti c'è stata l'avvio di un bando di concorso legato all'innovazione della lavorazione di ceramiche che erano molto prodotte a Fraterosa fino agli anni 70, poi dopo, quando c'è stato l'avvento dell'alluminio, sono sempre cadute più in disuso. Quindi ai partecipanti si è chiesto di reinventare in chiave moderna le vecchie forme che sono sempre state utilizzate nella tradizione frattese, soprattutto in ambito domestico e nella cucina, quindi dalle pignatte, stufarole, contenitori di vario genere per conservare gli alimenti, albarelle, vettine, e abbiamo avuto diversi partecipanti, mi sembra un totale di 26 opere. Il premio era diviso in categorie. Tre categorie: scuola, decorazione. Scuola, decorazione e ceramisti. Quindi ceramisti, la categoria ceramisti è stata aperta per chi sa lavorare al tornio. Le altre, avendo difficoltà un po' a ritrovare partecipanti, perché diciamo innanzitutto che questo progetto e tutte le attività che sono al suo interno sono rivolte ai giovani tra i 18 e i 35 anni, quindi abbiamo avuto la necessità di fare categorie decorazione scuole, perché avevamo difficoltà di trovare per i artisti al di sotto di 35 anni. Qua a Fraterosa ce n'abbiamo uno dei più giovani, che è Daniele Giombi, però gli altri superano tutti la cinquantina e sessantina. Io so che comunque chi ha partecipato, tutte le cose che sono state realizzate vanno poi ad arricchire il museo. Sì, infatti il concorso si chiama Un museo che cresce, proprio perché i primi tre premiati, quindi uno per ogni categoria, andranno poi a far parte di tutta la collezione di terracotte che è presente qui al museo e esposti insieme all'esposizione di altri 16 opere che sono esposte nella chiesa, e il tutto sempre legato alla cucina. Quindi da una parte abbiamo il museo che cresce, che è l'apporto dei giovani artisti e artigiani, dall'altra invece le antiche terracotte di Fraterosa utilizzate in ambito domestico. Questo progetto nasce più di un anno fa perché abbiamo partecipato a un bando regionale insieme all'associazione LIS, Laboratorio di Idee per la Sostenibilità, per promuovere Fraterosa e le sue eccellenze. E all'interno di questo progetto si sono sviluppate tanti eventi, tante iniziative. E oggi abbiamo inaugurato la mostra, che è un'altra iniziativa, e inoltre abbiamo premiato i vincitori del concorso Un museo che cresce, in cui tanti ragazzi hanno proposto le loro idee, le loro realizzazioni, e oggi c'è stato l'evento conclusivo di premiazione. Visto che comunque hanno partecipato parecchi ragazzi, perché poi la mostra si arricchirà dei loro lavori, insomma, il successo è stato buono, perché per essere la prima edizione comunque. Sì, siamo molto contenti, più di 30 ragazzi hanno partecipato, anche tanti stranieri, ho visto delle opere, oggi le ho viste per la prima volta, alcune sono veramente, veramente belle. Siamo contenti perché poi i vincitori andranno ad arricchire il museo che già abbiamo qui a Fraterosa delle terracotte, quindi ogni anno nuovi pezzi andranno ad arricchire la collezione del museo. Quindi ci auguriamo che questa cosa continui, che sempre più gente venga a partecipare a questo concorso e a vedere il museo. Per vedere il museo, un contatto bisogna chiamare? Convento di Santa Vittoria. Per adesso, siccome siamo in una fase di stiamo valorizzando la struttura, conviene chiamare in comune per avere informazioni per gli orari di apertura. Perfetto, noi la ringraziamo e alla prossima volta. Grazie a voi, buona giornata. Siamo con Silvano Straccini, coordinatore della mostra. E come nasce, la sua esperienza in questa cosa, cosa ci può raccontare? Beh, dunque la sfida che abbiamo raccolto è quella di raccontare in questo fantastico contenitore che è il convento di Santa Vittoria le linee e la tradizione delle terracotte qui a Fraterosa. Abbiamo cercato di utilizzare le nuove tecnologie, raccontando però in uno spazio nuovo, con degli allestimenti nuovi, una tradizione millenaria. Abbiamo utilizzato quindi nuovi linguaggi e nuove tecnologie, come dei tablet, dei video brevi, che potessero raccontare
uno per ogni vetrina, l'esperienza e la tradizione di Fratte Rosa. Il concorso nasce a Fratte Rosa perché qui la tradizione si è stratificata negli anni, e questa mostra vuol dare rilievo al fatto che esiste un concorso proprio in corrispondenza a una tradizione così forte che qui viene rappresentata e espressa attraverso questa mostra. Con noi c'è il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Solazzi Vittoriano. Io sono venuto perché qua a Fratte Rosa c'è una consuetudine di realizzare eventi importanti, intelligenti, e quindi questo progetto peraltro è anche in parte finanziato dalla Regione Marche, e quindi la vicinanza dell'istituzione a chi opera, a chi lavora, a chi si impegna con passione, con amore, con dedizione per valorizzare le nostre tradizioni, i nostri territori, le nostre vocazioni, bisogna essere vicini, le istituzioni debbono essere presenti. Peraltro lo dicevo prima, lo dico senza nessuna retorica di circostanza, Fratte Rosa in questi anni si è caratterizzata per mettere in piedi delle iniziative sicuramente intelligenti che vanno nel verso giusto, che è quello di mettere in risalto le potenzialità che queste nostre comunità, questi nostri territori possono esprimere. Questa poi, peraltro, qui c'è una tradizione straordinaria delle terre cotte, e quindi il coinvolgimento attraverso un concorso di giovani, ragazzi, delle istituzioni scolastiche, la realizzazione di una mostra, sono tutti elementi che non possono non valorizzare questo territorio e questa grande tradizione in cui il comune di Fratte Rosa, la realtà di Fratte Rosa, primeggia meritatamente da tanto tempo. Quindi la Regione Marche incentiva i piccoli borghi e non solo le grandi città? No, assolutamente no, perché anzi noi siamo assolutamente convinti che la rinascita anche economica, più in generale dell'Italia ma anche della nostra regione, parte proprio dai territori, parte proprio dalle piccole realtà, per contribuire a costruire quel secondo motore di sviluppo economico che fa riferimento a valori legati al turismo, alla cultura, alle nostre tradizioni, all'ambiente, all'enogastronomia, alle bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali di cui disponiamo. E i borghi, i piccoli paesi, le piccole realtà sono degli scrigni che vanno valorizzati perché possono essere protagonisti della costruzione di questo nuovo motore di sviluppo economico. Noi intanto la ringraziamo e al prossimo evento. Grazie, grazie a voi.